comunichiamo. Perché stai facendo questo? Sta parlando al contrario. Perché parli al contrario? Ma senza interruzioni, ragazzi. Perché stai parlando al contrario? Puoi parlare bene, parlava a temperatura però. Accendere il capolua invece di stare tania. Accendi la luce, bloccala. Accendi la luce, accendi la luce. Sta facendo lei l'invocazione, accendi la luce. Ah, bravo. Ma mai è stato così continuo, cazzo. Fatto l'invocazione lei. Non vuole. Bella. Che cosa stavi chiamando? Analizzando l'audio al contrario, scopriamo che si tratta di una preghiera in spagnolo fatta da una donna intenta a proteggersi da noi. Guarda di nuovo? Sì, nella diretta c'è. Spegniamo le luci. Accecchio, bravo. Facciamo un sacco di. Dai, canta. Fo. Michele, spegni la luce e lascia solo il telefono. Sui cazzo, anche al buio. Sono là. Ok, siamo qua. Dai, vediamo se le palle. Forza. Puoi rifare quella canzoncina di nuovo al contrario? Facci spaventare di nuovo. Non vedete niente perché siamo al buio. E chi lo sa, Frangè, se è qua mi ricolozza. Fatto sta che all'improvviso mi scorreva acqua del naso di continuo. Proprio a filo, tipo rubinetto. Imbragliani. Che io sto bene, ah, non ho niente. Sì, che cosa? Imbrogliati? Sì, ma cosa? Volete farci spaventare? Di nuovo. Basta. Basta! Stacca. Accendi la luce. Visto. Coronata di vittoria, oh Santa Catala Gloria, per me prega di lassù. Registrato che la metto al contrario, Francesco. Sì, stiamo registrando, fra. Bene, ok, basta, scusaci se ti abbiamo preso in giro. Basta. Allora non c'entro, non sono solo io. Aspetta, Francesco. Zitti.
Il telefono ancora l'ha finito di pavare, appena si sfascia ti ammazzo. È mio. Ma no. Immagini che lo spirito tutto nel telefono mentre lo finisce di pavare. Ah, che cosa vuoi dire? No, ora non è un contrario. No. Non è un contrario, quindi non è un contrario. Sì, sono parole che sta dicendo, però. Ma ti sta duolendo qualche cosa? Ma che lingua era, Maiko? Enochiano, quello degli angeli? Non si sta fermando più. Ma Francia sta ascoltando? Sì. Si sente Francia? Ma che mi vuoi dire con questa cosa? Scusa, la vocazione c'è anche io? A chi può finire, può durare tutta la vita? Me lo dici con chi ce l'hai? Con uno di noi qua dentro? No, non si è fermato, non ti ha fermato più, ti vuoi accendere? Allontanati. Allontanati tu. Se n'è andata Melissa. Basta. È uscita Melissa. Chissà col cacazzo picchi, col cacazzo prende. Adesso facciamo smettere di niente. Basta, smettila ora. Ora che cosa? Ok, caro. No, evidente, ciao. Ciao. Se si rimbe a tannere di danatnula danatnula ornendo che ogni duro via lasci il codicito. Non so, cazzo, un po' carino, quindi. Non
Analizzando l'audio al contrario, scopriamo che si tratta della spiegazione di un uomo di ciò che sta vedendo. L'uomo infatti parla di noi, dice che ci occupiamo di paranormale, che abbiamo un telefono con la quale stiamo utilizzando l'app per comunicare. Parla di una porta, noi pensiamo che si riferisca al fatto che apriamo una sorta di portale tra noi e loro. E poi parla di possessione. Ma a questo non sappiamo dare una spiegazione su cosa volesse intendere. Nessuna invocazione, dunque, ma solo entità spaventate o infastidite dalla nostra presenza. Eccoci nel luogo di oggi, è un casale in zona industriale, apparentemente abbandonato, vediamo quello che riusciamo a riscontrare oggi. Un primo casale a sinistra, un'altra casetta più piccolina a destra e poi come potete vedere tutto terreno incolto. A destra che a sinistra. Iniziamo con un giro veloce, saliamo sopra, come vedete bisogna stare molto attenti perché la scala era qualche secolo fa, ora è un sentiero in salita. Qualche commento che non mi andrà subito. Ah, ecco, subito a destra. Bello, sta fresco. Ed è quello, peccato che... Quello si capisce ben poco ormai. Sì, ma si capisce se ci vai vicino. Si può camminare, penso sì. Sì. Una città. Bello. Questo è il piano di sopra che stiamo ispezionando adesso perché penso che più tardi sarà impossibile andarci. Qua suppongo c'era un camino. Dalla forma del muro e come ha annerito sembra un camino, o la canna fumaria che va sul tetto. Magari dal video non si vede perché... Vediamo se accendo la luce. Ah sì, si arriva a vedere. Quello. Qua c'è quest'altra stanzetta. La signora delle pulizie un po' che non viene, eh? Si vede. Sì. Non è nemmeno molto sicuro qua sopra. Di fatto suggerirei di scendere direttamente. Sì. E come si dice a Catania, lo arce mano. Direttamente.
Rimaniamo ai piani bassi, con i piedi per terra, come si suol dire. Questa era una prima ispezione del piano superiore. Ora provvederemo a farne un'altra del secondo, del piano terra. Io non scendo perché non mi va di rischiare. Ma l'hai trovata, guarda, tu buttagliela a posto, aspetta che ti scende. Vedi quando questo l'acqua si muove per un quarto d'ora. È il pozzo. Vai, vai. In base a come si muove l'acqua, si vede che è abbastanza profondo. Dove ne fai il bagnino in sta? Ma proprio. Questo è l'esterno. Ora, questa era una casa di campagna, non so di chi. E ora andiamo a vedere pure quello. Qua c'è pure la cuccia del cane, il pollaio, suppongo. E alle mie spalle, che ora sto inquadrando, c'era un altro pozzo, quello più antico, che noi stiamo andando a vedere. Perché la curiosità è unica. In questo caso non è buona. Guarda vista Milo! Ah, qua c'era un'arancia! Che è da sotto! Ma non ce n'è! E qua però le coltivano queste terre, eh! Ah, una volta era ma proprio un pozzetto! No, le erbe ci sono cresciute ma ancora c'è pozzo. L'acqua e ancora pozzo. E ancora pozzo. E un pozzetto. Renato. E questa è la vista della casa dal pozzo. Come potete vedere è un po' distante, però ragazzi, qua se ci stavano, quando ci abitavano, dovevano avere una pace allucinante. Va bene, vi teniamo aggiornati, facciamo un altro giro di sopralluogo al piano di sotto e poi iniziamo. Nel frattempo si è fatto buio e iniziamo l'indagine vera e propria. Non vedrete alcuna indagine in quanto tutta l'attrezzatura si è scaricata e non funzionava nulla. Abbiamo voluto ugualmente rendervi partecipi di questa indagine, a dimostrazione che se le energie sono restie alla comunicazione, non potrà avvenire alcun contatto con loro ed è meglio lasciarle in pace.